Questa sera andiamo a mangiare fuori, ragazzi! Sì! Vai, vai, sì! Questo video, ragazzi, inizierà così. Andiamo a mangiare fuori, abbiamo finito di registrare una challenge sul campo da calcio. Come ho detto, abbiamo su tutte le magliette di ogni squadra diversa. Harry, ma hai visto quanto sono magro? Insomma. Non posso mettere nel titolo, ho fatto prendere paura, donna. Qual è il problema? Che c'è la cagliacciata, Harry. Ma non c'è nessuno? Che è successo? Sono che... dentro il bar, vai via. Ah, sono dentro il bar? Perfetto. Grazie mille. Posso chiederti, c'è l'acqua calda per caso? Perché esce sempre fredda? Ok, bisogna solo schiacciare. Perfetto, grazie mille. Mamma mia che spuzza questa qua dentro. Come a casa, c'è la caldaia e esce calda. Così è detto. Sì. Questo video sarà il più naturale che vedrete nel mio canale. Perché io sto riprendendo tutti i momenti da questo pomeriggio fino a stasera, che ovviamente porterò i miei amici a mangiare gratis. Gratis. Grazie. Grazie. Vanna. Stiamo tornando a casa perché abbiamo finito di farci la doccia. Devo dire che alla fine l'acqua era calda. Ok, ragazzi, siamo arrivati a casa. Sto salendo su un ascensore a casa di Home, che ci cambiamo e poi andiamo a cena. E vi porto con me, ovviamente. Ah, porca puttana. Al bastardo, lo sapevi che mi piaceva. Stasera prendiamo l'Uber, Harry. Tatino non ce ne dà. Grazie per l'Uber, Harry. Maggiore fit, è diverso. Grazie per il passaggio gratuito. La metro, ragazzi, è di là. No, andiamo. Venite con me. L'ora con la metro. No, è tram, Harry. Tram. Come tram? Salve. Pure il taxi devo pagare stasera. Porca puttana. Che idee di merda che mi vengono in testa. Via Fioravanti? Sì, esatto, sì. Da Golocius. Voilà. Comunque non ero mai stato in questo posto, è davvero molto scicchettino. Occhio, Andrea, che ti prende sotto il taxi. No, oggi non taxi tu. Hai già in mano. Bravo. Non ha chiuso lo sportello. Tati. Pensavo fatto per la sua salute. Raga, non mi è arrivato tanto zucchero al cervello. Mi sono capito, ho capito un cazzo. Raga, mi sembra normale che esci lo spazzolo aperto. Se vedi il babysitter, dai. Andiamo a magnar, dai, andiamo a magnar. Salve. Buonasera. Abbiamo prenotato una meridiana? Sì, siamo dei ragazzi. Siamo dei sei ragazzi. Questo? Grazie. Comunque stiamo ordinando e poi vi faccio vedere tutto quello che ci arriva qui sopra. Due pulled pork, una stick di patate dolci, poi come tegliuccio, crispy e food porn. E poi come i primi, pomodorino fresco, carbonara, pistacchioso e nelano. Caesar salad, salmon. Perfetto, direi. Grazie mille. Mi sto sfigurando con l'insalata, lo so, ragazzi, ma perché poi voglio prendermi il dolce, solo per quello. Posso dirti una cosa, Harry? A parte grazie. Però se ti pigli qua insalata, ti chiama a pacca. Però avete preso così tanti antipasti che fritti, qualcosa da devo assaggiare. Cioè, non è che avevo mangiato tutto quanto in quattro, perché Tati mangia uguale come me, quindi. No, di meno. Mangia meno di me, mangia meno. Di meno. Che ludopatico di merda. Che schifo. Sono arrivate i primi, questi sono antipasti, eh. Cioè, guardate qua che cosa fanno. È arrivato che tagli, vai io, alla napoletana. Eccole qua, anche le frittatine sono arrivate, grazie mille. Avete capito perché ho preso solamente l'insalata questa sera? Perché, cioè, si è mangiato tutta sta roba qua. Altre patatine dolci, invece ci abbiamo delle pepite. E qua ci abbiamo Mirko che sta godendo. Mamma mia. Mamma mia, allora. Che sbollo, dove vi ho portati a mangiare, ragazzo? Oh, che sbollo. Mi sembra un maleotto. Un marmeotto. Ma lei tagliare a manti? No, non me devo tagliare le mani. Metti via sta cazzo di ludopatia. Harry, vuoi assaggiare? Yes. Harry, posso farti vedere una cosa? Guarda, Harry. Ah, come Mirko? Come vuoi Mirko? Aprire? La vuoi spaccare, si dice. Spaccare. Amici, vado anch'io a mangiare. Non spacca sta cosa. Mamma mia, quanto godo. Patatine dolci poi? La salsa crisp. C'è tipo salsiccia. Mozzarella e salsiccia. Salsiccia anche. Mamma mia, raga, quanto cazzo è buono. Ma mi toglieresti un pezzo di questa che voglio assaggiarla? Tipo metà. Con l'erba? No, senza erba. Lasciami con lì? Vabbè. E voilà. Wow. Prego, Enrico. Cosa c'è in questa? Bacon, pulled pork, salsa cheddar, patate, very good. Posso dirti un'altra informazione? Morirai senza aver vinto una Champions. Quest'anno Vlahovic. Vabbè, vedremo se esploderà.
Comunque volevo mostrargli che Tati non sta mangiando niente. Lancio un messaggio da tipo: ragazzi, bisogna prima pensare alla salute e poi mangiare cose sane. Cioè prima cose sane, poi la salute. Che cazzo sto dicendo? Grazie. Wow! Oh, finalmente anche Tati mangia. Mangiare pasta di sera. A pranzo non abbiamo mangiato. Comunque è vero, a pranzo non abbiamo mangiato perché siamo andati a registrare delle sfide sul campo. Quindi è da stamattina che non mangiamo ed è per questo che avete visto tutta questa cena. Nerano. Clamoroso. Questa è doppia sovraccoscia di pollo. Panata. Panata con le varie salse di Giana. Grazie, Giana. Tati, abbiamo visto. Tanto che è pigliato. Una classica carbonara. André? Io una pista chiusa, caro Harry. Guarda. Vabbè ragazzi, con Blanco sotto direi che possiamo assaggiare questa grandissima insalata. Ve lo giuro che è la prima volta che prendo un'insalata in un ristorante. Non l'ho mai presa in vita mia. Anch'io. Però se dopo devo mangiare il dolce, ragazzi, non posso rifarmi il dolce. Però se mangio un'insalata. Oh, cioè, è food porn anche l'insalata in sto ristorante. Incredibile. Troppo buona. Porca miseria. Come lecca bene le venisce da Omar. Why? Sembra Pompei. Perché? Eh? Perché? E le rovine di Pompei. Ecco il motivo per cui ho mangiato prima l'insalata, ragazzi. Perché mi devo pappare tutto questo brownie misù che ha la Nutella. E secondo me è anche un po' la crema tipo quella del Kinder Bueno, quella bianca. Devo provarlo perché è qui da 5 minuti e mi sta chiedendo di mangiarlo. La crema sopra straordinaria, ragazzi. Mamma mia, che buono. C'è un compleanno, ragazzi. A te, tanti auguri a te, tanti auguri, testa da cazzo, tanti auguri a te. Salve, grazie. Ciao, buona serata. È stato un piacere, alla prossima, grazie mille. Andiamo fuori, andiamo fuori. Aria! Oh! Un po' di aria. Un bel voto, ragazzi, questa cena. Mi presta la mano per arrivare a 11? Beh, direi davvero top. Ho avuto davvero una bella idea venire in questo locale questa sera. Buonanotte, ragazzi. Pugnetto. Buonanotte. Ciao Harry, ci vediamo domani. Buonanotte, ragazzi, tutto nel cesso, mi raccomando. Ciao, torniamo insieme stasera. Ciao. Ragazzi, questo video finisce qua. Sono andati anche gli altri due compari perché dormiranno in hotel. Non so le cose che dovrebbero fare per tutte questa notte. Mi raccomando, un mi piace, iscrivetevi al canale che è molto molto importante. Dai. E niente, detto questo, ci becchiamo nel prossimo video. Let's go. Ciao. Oh, baby.